PF, è già automatica la scala? Sì. L'azzeramento glielo devi fare e lo farà solo? È in PF. Ok, però auto... Ah. Adesso fa un po' di filmato. Facciamo un saluto, no, qua. Ah! Un saluto agli amici del forum. Abbiamo l'onore di avere Elvezio Franco certo. in laboratorio. L'ho messo subito a lavorare. Mi sta facendo lavorare. Stiamo cercando un condensatore. Un condensatore sul solito Mivar, con il solito condensatore scoppiato che non si trova. Ecco. E noi stiamo cercando di trovare qualcosa. Ok. Da adattare. Da adattare. Ok, salutiamo tutti, ci sentiamo dopo. Ciao. Elvezio Franco all'opera. No! E beh, ma non era meglio che andavi al mare oggi? No, io cambio volentieri. Elvezio stamattina io ho due possibilità, o andare al mare o venire a trovarmi. Ha scelto la seconda. Questa non mi piace. Sentiamo anche un po' di musica, il vecchio, sotto qui. Allora abbiamo risolto il problema. Elvezio, se vuole commentare, viene a commentare. Ne avremmo fatte centinaia di queste riparazioni. Era il solito condensatore. Qui c'era l'amico del Giaguaro, come lo chiamo io, sì. Che ancora un po' ci mette un chiodo al posto del fusibile del 2 ampere. Infatti ci ha messo qualcosa. E infatti... Ha fatto fuori il filtro di rete. Il ponte di Krebs e niente, il condensatore soltanto. A posto. Niente, quindi comunque la causa generale era il solito dove condensatore a pasticca sull'oscillatore del finale. Il caldo. Va bene. Allora abbiamo il secondo televisore. Seconda riparazione. Stasera possiamo mangiare. Oggi mi sono guadagnato il pranzo. Oggi possiamo mangiare. Ok, questo qua invece aveva il DS13 che ha scaricato sul telaio e ci ha fatto fuori il diodo B. Dove l'hai messo? Si è perso. TDA 8145. Vabbè, comunque. No, perché una volta montato il trasformatore era fuori di est-ovest. Sì, anche quello. E quindi. Vabbè, per oggi basta, altrimenti lavoriamo troppo. E cioè, prelevare il segnale. Per dire dal decoder, prelevarlo e andare da un'altra parte. Quindi se metti il portale andando dalla direzione. Esatto. Esattamente. Quindi ve le può portare.